La siccità è ormai assodata. A Belluno è meno drammatica rispetto ad altre aree del Veneto, ma è comunque marcata. Del resto, è da mesi che piove poco o pochissimo e i recenti temporali non sono neanche lontanamente sufficienti a placare la grande sete. C'è però un dato che fa riflettere. Per riequilibrare la situazione sarebbe necessario un luglio con almeno 430 mm di pioggia, che equivale a moltiplicare per 5 l'acqua che di norma cade nel settimo mese dell'anno, oppure la somma di quanto cade di norma in 4-5 mesi. Insomma, impossibile. Perché c'è un altro dato che fa riflettere. Nell'ultimo quadrimestre sono caduti appena 191 mm d'acqua. ARPAV calcola la media regionale, è vero, ma le condizioni di Belluno si scostano di poco da quelle del resto della regione. Il Piave è un rigagnolo e, secondo le ultime rilevazioni, ha una portata più o meno della metà se confrontate con la media storica. I laghi, invece, sono segnalati tutti in calo, tranne Santa Croce. E la neve? Non ce n'è più, troppo caldo. Così, la siccità si è presa la scena e chissà quando la lascerà. Avete ascoltato News in quota. I fatti salienti e le curiosità della settimana in provincia di Belluno decollano con la voce del quotidiano online newsinquota.it.